L'onda più grande del mondo. Sei in cima all'Empire State Building. Ah, che magnifica vista! Poi vedi un enorme muro d'acqua che arriva proprio verso di te. Uno tsunami non può essere così alto. Allora di cosa si tratta? Un mega tsunami? Un'onda così grande che avrebbe potuto spazzare via i dinosauri dalla faccia della Terra. Uno tsunami normale è di per sé catastrofico. Il termine deriva dal giapponese onda del porto. Ma non è soltanto un'onda che dura poco. Si tratta di una serie di onde gigantesche che si infrangono sulla riva una dopo l'altra. Accadono dopo forti terremoti o, più spesso, a causa di eruzioni vulcaniche sottomarine. I vulcani che esplodono in profondità sotto l'oceano sono di solito molto più grandi e più potenti di quelli che vediamo in superficie. Quando rilasciano lava bollente nell'acqua fredda circostante, questa si trasforma in vetro vulcanico e deforma il fondo dell'oceano. Il risultato? Un enorme volume d'acqua si sposta e forma un'onda gigantesca. Man mano che si avvicina alla costa, può crescere fino a 50 metri di altezza, ovvero circa 15 piani. E se l'altezza dell'onda non fosse di decine, ma di centinaia di metri? Sembra una trama fantascientifica di un film disastroso, ma è successo. Questi grattacieli di onde sono chiamati mega tsunami. E sorprendentemente, per uno tsunami essere allo stato mega non è solo per le dimensioni. I mega tsunami non sono solo molto più grandi, ma si formano anche in condizioni diverse. A differenza della maggior parte degli tsunami, i mega tsunami non sono causati dall'attività tettonica, che può comunque influire. Si formano quando un enorme pezzo di detriti cade improvvisamente in acqua. L'acqua schizza verso l'alto e verso i lati, proprio come quando ci si tuffa a palla di cannone in piscina. Il più grande mega tsunami che l'umanità abbia mai visto fu nel 1958 nella baia di Lituya, in Alaska. Un forte terremoto di magnitudo 7.8 ha causato la caduta di giganteschi pezzi di ghiaccio da un ghiacciaio. Provocò un'onda che arrivò sulla riva opposta con un'altezza di 524 metri. Sì, era più alta dell'Empire State Building. Ma i mega tsunami si sono verificati anche molto prima. Circa 70.000 anni fa, parte del vulcano Fogo di Capo Verde sprofondò nell'oceano, provocando un'onda alta quasi quanto il Seattle Space Needle. Questo muro d'acqua si schiantò contro la vicina isola di Santiago. Il mega tsunami che ha cambiato la storia risale a circa 66 milioni di anni fa, quando un enorme asteroide, sto parlando delle dimensioni del Monte Everest, si schiantò sulla Terra. Come se l'impatto non fosse già abbastanza per i rettili giganti che vagavano sulla Terra, è stato seguito da un mega tsunami di proporzioni epiche, un'onda alta un chilometro, il doppio del Burj Khalifa, che attraversava gli oceani del mondo. Non era di certo un buon momento per stare sulla Terra. Ehi, non ero in giro a quei tempi. Ora immagina un'onda gigantesca di 60 piani che strappa gli alberi dal terreno schiantandosi contro tutto ciò che incontra. Sarebbe difficile da evitare, ma questo mega tsunami è passato inosservato nel 2015. Un'enorme frana ha scaricato tonnellate di rocce nel Ta'an Fjord in Alaska, creando un muro d'acqua altissimo. Gli scienziati lo hanno saputo poche ore dopo l'evento e sono arrivati sulla scena solo per documentare l'impatto mesi dopo. Un mega tsunami può essere forte, ma ha solo un impatto locale. Beh, a parte quello che ha posto fine ai dinosauri. Se si verifica lontano da dove vivono le persone, probabilmente non raggiungerà nemmeno la costa. Per quanto riguarda gli tsunami creati sismicamente, causati dal movimento tettonico e dalle eruzioni vulcaniche, possono viaggiare per centinaia di chilometri senza perdere potenza. E ora la domanda che tutti vorrebbero porre: quali sono le possibilità che si verifichi di nuovo un mega tsunami? Bene, la buona notizia è che sono estremamente rari. La cattiva notizia? Le frane possono verificarsi in qualsiasi momento, quindi è difficile prevedere quando ne vedremo di nuovi. Una cosa gli esperti la sanno con certezza: probabilmente non saranno così pericolosi nel prossimo futuro. Ma se succedesse, o anche soltanto uno tsunami regolare? Esistono diverse regole che dovresti conoscere per sopravvivere.
Quando viene avvisato di un possibile tsunami, scappa immediatamente sulle alture. La distanza dalla costa è meno importante. Alcuni tsunami possono viaggiare alla velocità di un jet, quindi è impossibile scappare da esso. Ricorda che uno tsunami non è una singola ondata, ma una serie di onde che può durare per diversi minuti o ore. Quindi non dare per scontato che tutto vada bene dopo la prima. Le onde possono arrivare una dietro l'altra e ognuna di esse può essere più alta di quella precedente. Resta nella zona sicura fino a che la situazione non si calma. Non tentare di scappare in auto, puoi rimanere bloccato nel traffico e il tuo veicolo non ti salverà dallo tsunami. Tu e la tua auto potete facilmente essere spazzati via. Uno tsunami può colpire non solo la riva del mare, ma anche il terreno lungo un letto di fiume. Quindi, se sei vicino a un fiume quando inizia uno tsunami, sali su una collina o trova un riparo robusto. La cosa bizzarra è che non noteresti uno tsunami in mare aperto. Lì le onde possono essere alte solo un metro e diventare più grandi mentre si avvicinano alla riva. Se ti capita di essere su una barca lontana dalla costa, naviga ancora più lontano, non verso terra. Ricorda, ci sono anche tsunami di ghiaccio. Si tratta di una rarità che si verifica in primavera quando il ghiaccio sui laghi ghiacciati inizia a rompersi in grossi pezzi, ma non si è ancora sciolto. I forti venti spingono questi blocchi di ghiaccio verso la riva. Altri incredibili fenomeni naturali che mi fanno andare fuori di testa sono i tornado. Accadono quando correnti d'aria calda e fredda si incontrano. Di solito inizia come un normale temporale con pioggia o grandine. Poi compare una nuvola a imbuto che ruota vorticosamente e raggiunge il suolo. La velocità del vento di quelli più estremi può raggiungere i 480 km orari, più veloce di una freccia. Alcuni tornado possono viaggiare per centinaia di chilometri. Ora immagina un tornado in fiamme. I vortici di fuoco si verificano quando il fuoco crea vento e l'aria calda che sale si muove così velocemente che inizia a girare. Non sono veri e propri tornado poiché non raggiungono le nuvole, ma sono impressionanti. Un vortice di fuoco può arrivare fino a 1090 gradi Celsius, caldo come la lava. È davvero insolito e può accadere durante incendi o tempeste di fuoco. Sì, tempeste di fuoco. Come se un incendio o una tempesta non fossero abbastanza gravi da soli. Una tempesta di fuoco si verifica quando un incendio diventa così grande da creare un proprio sistema eolico. Il fumo sale nell'atmosfera e forma la nuvola. Tali nuvole possono produrre fulmini, che possono quindi creare più incendi. A proposito, il Venezuela è la capitale mondiale dei fulmini. L'area vicino alla foce del fiume Catatumbo può arrivare fino a 280 fulmini all'ora. La causa di questo strano spettacolo di luce naturale è il vento che circonda le zone umide. Se ti trovi in regioni aride, puoi vedere delle tempeste di sabbia. Si verificano quando venti forti sollevano una grande quantità di sabbia da una superficie asciutta di decine o addirittura migliaia di metri in aria. Ora immagina quello che sembra un tornado sospeso nel cielo. Le nuvole non si muovono, non importa quanto sia forte il vento. Si formano tra due strati d'aria, quando il flusso viene trasformato in vortici. Di solito accade quando il flusso d'aria incontra un ostacolo come alte montagne o colline. Oh, su che pianeta affascinante viviamo! Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.